E mi sa che questo è il salvataggio invece, quello giusto. Perché qui ho più soldi, perché mi sono messo a farmare. Sì, ero entrato nel villaggio, però sono entrato e ho salvato facendo una cosa che tecnicamente non si fa. E che vi spiego oggi, ovviamente, perché non si fa. Perché si saltano un paio di eventi addizionali che, se non presi nella maniera corretta, vi fanno perdere qualche particolare di storia, o più che di storia, di lore. Quindi è giusto che la vediate bene. Allora, un secondo, io voglio vedere se entrando qui, ah, proprio non ero neanche entrato a Conde Petit. Ah, ok, allora è giusto questo salvataggio, perché qua praticamente devo rifare ovviamente tutto quello che abbiamo rifatto. Però vabbè, ovviamente andremo più veloci perché abbiamo già fatto tutto. Qui l'unica cosa che devo farvi vedere sono un paio di oggetti che non vi ho fatto vedere la scorsa volta, che ovviamente io in post produzione poi ho sistemato tutto, quindi non vi preoccupate. Questa è una cosa soltanto per la live, però diciamo che quando chi vedrà ovviamente poi tutte le live separate per episodio, perché le sto separando ovviamente per episodi, vedrà effettivamente tutto quello che ho messo, tutto quello che ho scritto, eccetera eccetera. Quindi sì, qua io già ho praticamente recuperato tutte le domande del ragtime. Ho trovato anche l'Apis Rex, che era un altro di quegli incontri amichevoli che non siamo riusciti a trovare in live. Quindi qua già l'ho trovato e ho messo anche gli screen sul dove ho montato la mia avventura. Vivi e la strana coppia, questo l'abbiamo già visto, ovviamente. Quindi qua andiamo un po' più veloci, perché già qua ovviamente sono tutte cose che abbiamo già fatto. Quindi non c'è motivo di continuare. Allora andiamo di qua per attivare un altro evento casuale. Quina e Barbra Streisand, tralala. Qui l'abbiamo tutto già visto. Ovviamente questa sarà tutta la parte che taglierò probabilmente dal quando monterò poi la live. La taglierò. Ok, ritorniamo indietro. E questa volta andiamo di qua. Quina e puntini interrogativi. Questi li abbiamo già visti pure, che sono i due gemelli che bloccano praticamente la strada. E con la sorpresina del prossimo personaggio che avremo modo di reclutare. Allora, gli oggetti che non vi ho fatto vedere la scorsa volta sono i primi qua, che ci sono dei soldi da raccogliere, 1800 kill. E poi qui dovrebbe partire, esatto, Daga e Giacomino. Ovviamente se volete vedere tutti i quick time event che sto vedendo io, potete fare lo stesso percorso che ho fatto. Diciamo che quelli più difficili da vedere sono al villaggio dei maghi neri, e c'è un percorso ben preciso da fare se volete vedere tutti i quick time event. Quindi non è una cosa obbligatoria, perché se volete fare una perfect run non serve vedere tutti i quick time event. Però per una questione di completezza, per una questione comunque anche di diciamo di perfezionismo anche da parte mia, vi faccio vedere proprio tutti gli eventi secondari e tutti i quick time event fatti nella maniera corretta, ok? Poi sta a voi decidere se volete o non volete farli, però i quick time event non sono un obbligo, ok? Cioè non è una cosa obbligatoria fare i quick time event per essere un perfezionista. Allora, l'altro oggetto che non vi ho fatto vedere era qui, che è esattamente un diamante. Se ne potranno recuperare altri diamanti, però averne un in più, soprattutto adesso, fa comodo, fa veramente comodo. Quindi questi erano gli unici due oggetti che non vi avevo fatto vedere la scorsa volta, però in post-produzione ho già messo tutto. A questo punto scendiamo, perché c'è un altro oggetto da recuperare che è qui, che è la piuma Phoenix. E poi devo parlare con il Moguri, che mi dice di consegnare la lettera. Niente lettere, ok, e siamo a posto. Detto ciò, ok, qui abbiamo fatto tutto. Andiamo da questo lato,
perché giustamente qui ancora non ho acquistato, ecco perché avevo tanti soldi, perché non ho acquistato praticamente tutti gli oggetti che invece ho acquistato la scorsa volta, che li prendo diciamo in molteplici copie giusto per poter fare diciamo dei craft, perché nel villaggio dei maghi neri esiste appunto la esiste il fabbro, quindi si potranno fare dei craft di nuovi oggetti, quindi è giusto prendere sempre qualche copia in più. Dove scappate tutti? Ok, nel villaggio dei maghi neri, vi ripeto, non è una cosa che si deve fare se volete essere perfezionisti, nel senso è una cosa che se fatta nella maniera corretta vi permette di vi permette praticamente di avere una lore più arricchita. Potete anche non farlo, potete anche non farlo, però se volete comunque un'esperienza di gioco completa, o almeno io voglio darvi un'esperienza di gioco completa, quindi sono costretto tra virgolette a farlo, vi farò vedere tutti i quick time event fatti in ordine come è giusto che sia, perché fare quick time event in ordine in questo villaggio vi consentirà di vedere dei dettagli molto particolari e soprattutto vi consentirà di arricchire la vostra storia, ok? Quindi ordinario e straordinario. Nel libro che ho trovato ieri c'era scritto che i clienti ordinano spesso il solito. Ma dopo che si fa? Sono difficili questi clienti. Esseri umani! Gli esseri umani, cosa diavolo erano? Delle cose che si mangiano? Umani? Proprio non mi ricordo. Ok, e a questo punto si va a destra, perché andando di qua si sblocca Umani, che è praticamente il collegamento a quello che abbiamo appena visto. Vedete? Esseri umani, perché scappano tutti, ed è il diretto collegamento a quello che è successo. Ecco perché vanno fatti in ordine. Vivi! Ma insomma, che cos'è questo strano villaggio? Ma... A questo punto si entra, non si parla ancora con il mago e si esce. A questo punto il fiuto dell'esperta. Ma dove scappano? Non li mangio mica, quanto sono strani. Sniff, sniff. Sì, sì, i maghi ti guardano, sì. Che profumino, se il fiuto non mi inganna. Ok, a questo punto si ritorna indietro e si va dove c'è Quina. Però non si entra. Bisogna fermarsi qui, parlare prima col Moguri per prendere la lettera. Ok, niente lettere. E dopodiché possiamo guardare parole, parole, parole. E qui, questo è uno dei più significativi come quick time event. Questo era con gli umani? Lui è a posto, ha il nostro stesso sguardo. Si sarà svegliato come noi. Ma voi che fate qua? Ci rifugiamo qui dopo essere scappati da Alexandria dal cargo ship. Siete arrivati fin qui? Sì. Per non essere catturati dagli umani, attraversammo il mare e ci trovammo un posto solo per noi. Ah, sì? E cos'è questo? Questo è... Com'è che si chiamava? È una tomba. Ah, già, una tomba. Una tomba? Allora qua sotto... Esatto. Quando i nostri amici non si muovono più... Perché? Perché io e il numero 36 venimmo fin qui. Costruimmo il villaggio con gli altri e vivevamo senza tanti problemi. Ma un giorno il numero 36 smise di muoversi e di parlare. Un mago colto disse che era morto e che dovevamo nasconderlo sottoterra. Non capisco perché, ma ora il 36 è qua sotto. Ma qualche volta viene fuori per giocare con noi e allora dobbiamo lavarlo nello stagno. Perché l'avete nascosto? È in punizione? Oppure giocate a nascondino? Allora perché? Perché fondamentalmente non hanno capito la differenza tra dormire e morire. Infatti
sembra quasi strano, ma i maghi neri si pensa non dormano, ma in realtà dormivano, cioè anche loro avevano, cioè hanno imparato a dormire, perché tecnicamente loro non ne avrebbero bisogno, essendo dei prodotti artificiali, però sì, cioè possono dormire. Mi raccomando, prendete la lettera, perché è importante, eh? Mi raccomando. A questo punto, torniamo da questo lato e vedremo Vivi che praticamente scappa. Ehi Vivi, cos'ha quello? E andiamo da questo lato. Evento in tempo reale, invasori e visitatori. Questo villaggio... cosa vuoi? Questo è il nostro villaggio. Esatto, esatto. Hai costretto il piccoletto a portarti qui? Voi esseri umani fate sempre così, ci sfruttate soltanto. Ti riferisci a Vivi? Ti sbagli, lui è un mio amico. E poi è la prima volta che vedo degli altri maghi neri che pensano. Noi vogliamo fermare coloro che vi ordinano di combattere. Davvero? Non mentire. Voi umani siete dei bugiardi. Fidatevi, è la verità. Vogliamo porre fine al più presto a questa guerra tremenda. E qui... nessuno dice nulla. Però possiamo parlare. È importantissimo qua i dialoghi, eh? Sono importantissimi. Cioè, se volete approfondire la storia, qui parlare è praticamente d'obbligo. Chissà che si prova ad essere là sotto, farà freddo o caldo? Spiegami, perché la gente di questo villaggio parla? Perché all'improvviso cominciamo a svegliarci? In che senso? Tu ti ricordi di quando sei nato? No, figurati. È la stessa cosa. Quando ne prendi coscienza, ti svegli. Quando mi svegliai io, c'era uno, tutto insanguinato. Non sapevo il perché. E allora tremavo tutto, avevo paura. Mi misi a correre e fuggii dal campo di battaglia. Mi ritrovai in mezzo a tanti altri maghi e decidemmo di scappare tutti insieme. Mentre eravamo in viaggio, sapemmo che qui si radunavano tutti quelli che si erano svegliati. Che avventura! Cioè, capito? Praticamente i maghi neri ovviamente sono creati e poi era Kuja che con ovviamente la sua magia li praticamente li addormentava, come ha fatto un po' con Garnet, no? Se ci pensate bene, Kuja quando è andato da Garnet l'ha addormentata e praticamente poi ha avuto modo comunque di poter sfruttarla, anche se poi non è successo niente. Però tecnicamente lo stesso procedimento è stato fatto con i maghi neri, quindi sono stati praticamente addormentati nella loro coscienza e praticamente seguivano gli ordini che gli venivano dati da Kuja e successivamente da Bran, visto che ovviamente loro erano i maghi neri sfruttati da Bran. Però quando loro sono usciti da questo stato comatoso, chiamiamolo così, e hanno effettivamente capito quello che stavano facendo, si sono inorriditi. Infatti, perché Vivi è sempre stato buono? Perché Vivi è nato, diciamo, naturalmente, cioè non è stato creato e poi sfruttato da Kuja. È nato, Quan l'ha trovato, cosa che poi vedremo ovviamente più avanti, e l'ha cresciuto. Anche se in realtà Quan voleva fare tutt'altro con quell'uovo, ma questo poi è una cosa che vedremo più avanti, è una cosa che vedremo più avanti, anche divertente da un lato e macabra dall'altra, però se poi uno ci pensa è un po' divertente come storia, come aneddoto, ma questo poi lo vedremo. Vabbè, questo ovviamente mi parla di qua e di là, ok, e adesso possiamo entrare qui. Ah, Gidan, che fai qui? Gli stavo spiegando qual è la nostra missione. La nostra missione? E qual era? Insomma, Gidan, stavo scherzando, non t'arrabbiare. Smettila, non è il momento. Proprio ora che cominciamo a fidarsi. Scherzando? Che significa? È una cosa cattiva? Ma no, è una cosa divertente, vero Daga? Non mi sembrate poi così malvagi voi. Allora ci aiuterete? Certo, sembra che si fidino. Oh cielo, Vivi dov'è? Sarà andato a farsi un giro. Sono preoccupata. Vado a cercarlo. Aspetta, Daga! Che testarda! E qui abbiamo l'ultimo quick time event. Naturale in naturalità. Lo sapevo che c'è stava qualcosa nascosto. Vattene! Non avrai mai quest'uovo.
Ah, Tirchio, famo alla romana e spartemoci quest'ovo de Ciocobo. Questo non si mangia. Quest'uovo è preziosissimo. Purtroppo la mamma ha smesso di muoversi dopo averlo covato. Alleverò io questo piccolo orfanello. Non te pia pensieri, tanto mo ce lo mangiamo. E poi scommetto che non sapete manco come si fa a prendersi cura de novetto. Zitta, so benissimo come si fa. Che, voi mangiate di nascosto? Ti sbagli! Quina è fenomenale. Allora, una volta fatto questo, abbiamo preso tutti i quick time event. Quindi questo era l'ordine preciso per vederli tutti. Per vederli tutti. Tranne che poi addirittura ce ne sarà uno segreto, che però si sblocca più avanti. Però l'ordine per vedere tutti i quick time event era esattamente questo. Quindi iniziamo a prendere i soldi qua. Ora iniziamo a fare il giretto delle pulizie, come si suol dire. Iniziamo a pulire. Poi 843 kill, quindi iniziamo a derubare tutti, come è giusto che sia. Ok, a questo punto scendiamo. Ora finalmente possiamo entrare nel negozio. Però, dato che noi abbiamo visto il filmato delle, diciamo, dell'evento, possiamo chiedere il solito. Come? Il solito? Dunque, se non si fa questo, non si può prendere un oggetto che è nascosto. Ops, no, no, dove vai? Che è nascosto qui. Che sembra non esserci nulla, ma in realtà c'è un forziere praticamente come lampadario, come background abbiamo un forziere. Se vi ricordate la stessa cosa che c'è stata a Burmesia. A Burmesia, che c'era il forziere praticamente messo lì, che sembrava un oggetto di sfondo, ma che in realtà era un forziere interagibile, anche in questo caso abbiamo un oggetto extra da poter prendere, ovvero la cintura nera, che è un accessorio anche abbastanza raro in realtà. Ok, e mentre lui nel frattempo fruga e cerca il solito, noi possiamo andare via. A questo punto possiamo iniziare finalmente a fare compere. No, aspetta, c'è un altro oggetto qua. Elisir. E qui finalmente possiamo iniziare a fare le compere, perché adesso i maghi neri si fidano, quindi ci consentono comunque di comprare e di fare scambi. Che cosa volete? Ok, e qui vediamo se possiamo comprare, esatto, qualche cosa in più. Tra l'altro il ramo magico, che è l'arma iniziale di Vivi, qua la possiamo recuperare, quindi importantissimo questa cosa. Qua recuperiamo oggetti. Il cappello di Merlino, se vi ricordate che li abbiamo utilizzati tutti per fare le t-shirt. Ok, e qui praticamente abbiamo preso tutto ciò che ci serviva. Perché abbiamo comprato tutti questi oggetti in più? Semplicemente perché, come vi ho detto poco fa, nel villaggio dei maghi neri è presente il fabbro. Quindi, cosa si può fare? L'ho appena detto, perché ne prendo così tante di quantità? Perché qui siamo praticamente all'officina del gatto nero. Quindi che cosa facciamo? Possiamo unire gli oggetti. Qua la butterfly ce l'abbiamo, l'organix ce l'abbiamo, l'exploder ce l'abbiamo. Nuova arma per Gidan, la Runesooth. Ok, t-shirt, questa noi già ce l'abbiamo, non c'è bisogno di farne altre. Spolverino, che noi già ce l'abbiamo e non c'è bisogno di farne altri. Le galosce, sciarpa gialla, che ne possiamo fare un'altra, che sicuramente conviene averne almeno due per poter apprendere più in fretta le varie tecniche e tutto ciò che ci serve. Poi il marsupio 2, moonboot 2, cerchietto ne abbiamo già due, quindi va bene. L'anello coral ne possiamo fare un altro. Poi il foulard ne abbiamo già due, scarpe rosse ne possiamo fare un altro. Pettinino, va bene. Cinturone, ne possiamo fare un altro. Anello Madeine, ne abbiamo già due, quindi va bene. Spila di gnomo, ne possiamo fare un'altra, che è assolutamente comodo. Anche se in realtà ne possiamo fare un altro, perché il magi bracciale ne abbiamo comprati a sufficienza. Fermaglio, questi ne dobbiamo fare due.
assolutamente. E anello reflex, che purtroppo non possiamo fare, però sarebbe stato comodo. Anche se la cavigliera... No, la cavigliera si poteva prendere più avanti. Comunque, anche l'anello reflex si può fare con l'anello Madain. Quindi creare l'anello Madain può essere utile per avere un altro anello reflex, che non è male. Avere un secondo anello reflex può essere comodo. Però per il momento ci possiamo fermare qua. Una volta fatto tutto questo, ovviamente poi aggiorneremo l'equipaggiamento quando tutto il party sarà completo, quindi non c'è bisogno di affrettare i tempi. Per andare avanti con la trama bisogna andare da questo lato. Però, dato che abbiamo già fatto tutto quello che dovevamo fare, io un salvataggio tattico me lo faccio, perché sinceramente rifare tutta sta roba mi darebbe un po' fastidio. Quindi un salvataggio tattico in un altro slot me lo faccio tranquillamente. Ok, le lettere le abbiamo tutte, sì, perché ne dobbiamo avere tre, quindi le abbiamo prese tutte. E a questo punto proseguiamo con la trama, perché adesso ci sarà una piccola porzione di trama e poi saremo nuovamente liberi. Prima di andare... vabbè, questo poi ve lo dico dopo. Vivi, che c'è? Niente. Mi sembravano buoni, ma ti hanno fatto qualcosa? No, niente. C'ho fame. Ma la gente di sto villaggio non mangia mai? Ah, ecco Vivi. Si può sapere dov'eri? Ero molto in pensiero. Sei stanco? Sì. Ci credo, abbiamo camminato tanto oggi. Andiamo a dormire. Sentite, io torno un attimo al boschetto a pigliare due castagne. Che cosa facciamo? Dormiamo, perché abbiamo già fatto tutto, quindi possiamo andare avanti. Potevamo scegliere di fare un giro se c'era qualcos'altro da fare, però in realtà non c'è bisogno. Vedete, Vivi non riesce neanche a dormire. È stanchissimo, ma non riesce a dormire. Talmente ha acquisito tante informazioni e anche molto emozionato perché ha trovato comunque dei suoi simili, no? Lui fino a questo momento era convinto che i maghi neri fossero creati come armi e utilizzati per distruggere villaggi, per distruggere le persone, eccetera, eccetera. Mentre invece adesso praticamente ha trovato dei suoi simili che parlano, che pensano e che sono buoni soprattutto. Quindi per Vivi, esatto, cioè Vivi ha letteralmente trovato una famiglia, quindi è proprio al settimo cielo. Gidan, Vivi è uscito. Non ti preoccupare, se la caverà, ormai è grande. Sembrano due genitori praticamente che discutono sul figlio, che tipo esce, fa cose. Alzati. Rilassati. Ma anche lui ha diritto di fare quello che vuole. Che strano. È la prima volta che Vivi incontra dei suoi simili e che parlano per giunta. Ma se lo trattano male e se gli dicono cattiverie, quelli non possono dirsi i suoi amici. Deve tirare dritto per la sua strada. E poi forse riusciremo a trovarlo. Trovarlo? Trovare che cosa? Un posto dove tornare un giorno. Tornare? Certo, un posto dove tornare. Senti, Gidan, quel posto in cui tornare... Che c'è, non dormi? Ti racconto una storia? Allora, c'era una volta... Dai, smettila! C'era una volta un uomo che non sapeva dove era nato. Un uomo che non sapeva dove fosse la sua terra. Parli di te, Gidan? Sin da piccolo diceva che un giorno avrebbe trovato la sua casa. Questa è bellissima, sta parte. Il posto in cui era nato era parte del suo passato. Perché lo cercava? Lo voleva semplicemente conoscere, vedere il viso di suo padre, la casa in cui era cresciuto, trovare se stesso. Un bel giorno partì e lasciò il padre adottivo. Cercava una luce blu, vagamente presente nei suoi ricordi. Una luce blu? Sì, è l'unica cosa che ricordava del paese in cui era nato. Forse era il riflesso del mare. E ha trovato la sua terra? Non essere impaziente. Cercò per mari e monti, ma alla fine non la trovò. Per forza, come indizio aveva solo una luce blu.
Quindi il giovane tornò dal padre adottivo. E sai cosa fece? Lo accolse a braccia aperte? Figurati, lo prese a pugni. Perché? E chi lo sa? E poi ciò che lo stupì maggiormente fu che dopo averlo picchiato il padre si mise a ridere. Cioè, incredibile, vero? Chissà cosa gli saltò in mente. Eppure per un momento il giovane pensò che quella dovesse essere casa sua. Ma non smise di cercarla, sicuro che un giorno l'avrebbe trovata. Anche per Vivi è lo stesso, anche lui cerca la sua casa, un posto dove tornare. Credi che rimarrà in questo villaggio? Non lo so. Comunque, questa decisione spetta a lui. Vedete Vivi che si fa coraggio, dice si sistema. Sei ancora qua? Senti, ti vorrei chiedere una cosa. Dimmi. Quanti sono quelli che non si muovono più? Ora parli come noi. Capisci le parole vivere, morire? Loro non si sono fermati, sono morti. Ma finora sono 7. Forse qualcuno ha già deciso quanto possiamo vivere. La prima volta che uno dei nostri ha smesso di muoversi aveva 1 anno. Forse tutti noi ci fermeremo entro 1 anno di vita. Così poco? Non l'ho detto a nessuno. Non voglio che si sentano come me. Cioè? Ho paura. Vorrei sfuggire alla morte. Siamo venuti in questo villaggio e l'abbiamo costruito insieme, vivendo felici. Ho paura di perdere tutto questo. Ma quando sono con gli altri sono sereno. Non è così anche per te? Non ti senti vivo quando sei con i tuoi amici? Io... Cioè... Sentite che cosa gli ha detto, no? Cioè, parole pesantissime. Cioè, è come sapere di poter morire da un momento all'altro, perché dice hanno avuto 1 anno quando praticamente si sono spenti. Quindi, se tu calcoli bene o male da quando sei al mondo, puoi sapere già quanto ti resta. Cioè, è una sorta di conto alla rovescia pesantissimo questo. Avere solo 1 anno a disposizione. Veramente? Sì, dovrebbe essere da queste parti. Grazie. Chi c'è, Daga? Gidan, mi hanno detto che hanno visto il drago argentato a nord-ovest del continente. I nani di Conte Petit hanno detto che c'è un sigillo nella Terra Santa. Kuja nasconde qualcosa in questo continente. Come fai a saperlo? Lui parlava dell'origine della nebbia. Certamente, se ci andiamo, avremo le prove. E allora anche mia madre... Infatti, andiamo. E Vivi? Beh, se vuole rimanere qui... Ah, aspettate! Vivi! Me l'hanno chiesto quelli del villaggio. Vai in giro per il mondo e poi torna a dirci com'è. Davvero? Insomma, proprio ora che potevo stare solo con Daga... Che fai, il dritto? E a me? Me lasci qui a morire di fame? Ah già, c'è pure la cicciona. E allora andiamo. Prima a Conte Petit e da lì alla Terra Santa. Ok, quindi i nostri obiettivi adesso sono chiari. Quindi andare a Conte Petit e poi alla Terra Santa. Eh sì, purtroppo ci sono quelli che considerano i videogiochi solo una cosa per bambini. Quando poi, ripeto, per me ci sono titoli che possono essere paragonati tranquillamente a una serie TV o a un libro. Cioè, letteralmente possono essere considerati allo stesso tempo. Allora, prima di andare via dal villaggio dei maghi neri, c'è una cosa che dobbiamo recuperare, che effettivamente non ho recuperato, ovvero Virgo, un'altra delle Stellazio. Visto? Fate i sapientoni, però intanto non ve le ricordate queste cose. Allora, una volta usciti, sistemiamo un po' gli equipaggiamenti. Vediamo se c'è qualcosa che possiamo apprendere e se c'è qualcosa che dobbiamo sostituire. Ok, qui non abbiamo ancora niente. Qui abbiamo fatto tutto. Qui abbiamo fatto tutto. Ok, quindi qua per ora direi che siamo messi bene.
Io infatti mi ricordavo di aver appreso tutte le tecniche, tutte le cose che potevo apprendere apposta. Attenzione che però qui c'è qualcosa di nuovo. Level up, che ancora vivi non l'ha preso, quindi ottimo. Ok, Quina dovrebbe essere... Esatto, Quina dovrebbe essere a posto. Ok, fatto. Quindi, direzione con De Petit. Ho fatto quell'atto 3 finale seguendo il tuo video. Ma la Shiryu più sofferta, ma ce l'ho fatta. Oh, GG, sono contento. L'importante è farcela. In un modo o nell'altro, l'importante è farcela. Let's go. Dall'altra parte di questa vallata c'è la Terra Santa. I nanetti non ci faranno passare per la strada al primo piano. Non potemo passare manco dove stanno i gemelli a vigilà. Passiamo prima per la strada col divieto di transito. Ok. No, che skip le Shiryu. Le Shiryu si devono fare. Se no qual è il bello? Ok, allora proviamo a passare la strada con i gemellini. Vorrei passare di là. Accesso vietato. Può passare solo chi ha fatto il rito dell'unione. Il rito di che? Chiedilo al pastore. Dov'è? Non lo so dov'è. Andiamo a cercare il pastore. Dove sei, pastore? Oh, sei tu il pastore? No, tu sei Giulio Iglesia. Questo è il tempio dove noi rendiamo grazie al nostro Signore. Quindi, dove sei? Dove sei? Oh pastore, oh pastore. Oh pastore, oh pastore. Oh, sei forse tu? Sei tu il pastore? Sì, sono io. Che fai in giro? Sai, giovanotto, ho tanti di quei pensieri. Sì? Senti, vorrei andare dall'altra parte del villaggio. Mi dispiace, ma la regola permette soltanto a chi fa il rito dell'unione di andare alla Terra Santa. Di che parli? Cos'è questo benedetto rito? È la celebrazione dell'unione fra un uomo e una donna che insieme, poi, vanno in pellegrinaggio alla Terra Santa per ottenere la benedizione divina. In pratica, matrimonio e viaggio di nozze. Non lo so, forse è come dici tu. E allora facciamo celebrare questo rito, così possiamo proseguire il viaggio. Ah, sei qui? Sei d'accordo? In fondo è per una giusta causa. Allora, ci sposiamo noi due, così intanto possiamo andare alla Terra Santa. Va bene. Sta scena è bellissima, perché tipo c'è Gidan che cerca comunque di fare vabbè, ma ci sposiamo per una buona causa, dobbiamo andare a fare il pellegrinaggio eccetera eccetera, e lei va bene proprio subito, senza battere ciglio. Quindi giustamente Gidan fa, dice, cosa? Ha accettato così di botto? Per essere precisi, questo rito è valido solo nel villaggio dei nani. Finora ho celebrato 99 riti dell'unione, perciò la vostra cerimonia sarà la centesima. Lui scioccato, letteralmente scioccato, dice, ma ha accettato? Ma veramente? Che vorrà dire? Cioè, completamente impazzita, dice, ma perché ha accettato? Dio dei cieli, ascolta questo pastore. Che caspita dice? Proteggi questi giovani in nome dell'amore. Com'è strano il mondo. Uno è in missione e si trova sposato. Io e lei, spose a Conte Petit. Aspetta, Daga, sei sicura? È un matrimonio. Cioè, lui, guardate com'è impaurito. Gidan se ne va perché ha paura di un ripensamento e prendere botte a caso. Lo so, ma se vogliamo andare alla Terra Santa non possiamo fare altro. No, non parlo della missione, parlo di cose serie. Daga, comincia. Cioè, lui convinto che appunto è una cosa seria. Cosa ha in testa Daga? Si arrabbia quando gli dico le cose carine e ora mi vuole sposare. Nella gioia e nel dolore. Forse lo fa davvero solo per andare alla Terra Santa. Nella salute e nella malattia. O forse si è davvero innamorata di me? Per amarvi e rispettarvi, devo aver fatto colpo al villaggio dei maghi. Non ha resistito al mio fascino. Vi dichiaro marito e moglie. Daga, siamo finalmente sposi! Bacettino! Accidenti, l'ho mancata. Bellissimo.
Sta scena è fenomenale, ma adesso ne arriva un'altra migliore. Ora dovete andare dai gemelli Nanetti alla bancarella. Uffa, non è ancora finita. Dovete farvi fare gli auguri di nozze. Va bene, andiamo. Non illuderti, Gidan. Tanto vale solo nel villaggio. Che crudele. Gidan, io che faccio? Non verrai mica a fare il terzo incomodo nella mia luna di miele. E che ci vuoi abbandonare qua? Beh, ragazzi, almeno la prima notte... Ecco, io direi di sposarvi anche voi. Perché non vi sposate anche voi? È una buona idea. Nel frattempo noi andiamo a salutare i gemelli. E qui, ragazzi, evento in tempo reale, la coppia dell'anno. Bellissimo. Bellissimo. Nella salute e nella malattia. Per amarvi e rispettarvi. In silenzio loro. Vi dichiaro marito e moglie. Bellissimo. Come sono felice. C'è Quina. Sentite Quina. Come sono felice. E vivi. Anche io. Non hanno capito niente. Guardate Quina. Che si avvicina. Quina che si avvicinava a Vivi per fare che cosa? Al ladro. Ciao, ci siamo sposati. Auguri, tralala. Andata alla Terra Santa? Sì, possiamo passare? Certo, tralala. Buon viaggio, ragazzi. Cioè, Quina si stava avvicinando per baciare Vivi, probabilmente. Non lo so che stava facendo. Andiamo, Daga? Al ladro. Mogu, presto. Kupo, fermi, fermi. Che succede? Non lo so, andiamo a vedere. Eh sì, ci siamo. Sono fuggiti di là. Ma noi non possiamo allontanarci da qui. Ci vive qualcuno là? Non credo. Quei due vengono sempre a rubarci da mangiare. Davvero? La prossima volta li prendo con le mani nel sacco. Eccoli. Ehi, Vivi, Quina. Vi hanno già celebrato il rito? Sì. Dalle parti mie, rubata magna è prova di coraggio. Boh, sarà. Dai, proseguiamo. Benissimo. E ora tutti quanti sono felici e sposati e quindi possiamo andare avanti. Eccoci. Sono loro? Sentiero di Conte Petit. Kupo, Kupo. Sbrigati, Mogu, se no ci prendono. Kupo. Eh? Cos'hai? Kupo. Ehi, aspetta. Dove vai, Mogu? Uffa, proprio qui dovevo impigliarmi. Tradita anche da Mogu. Che vita grama. Io mi suicido. Ma me la paghi, sai? Vedrai quanti dispetti ti farò dall'oltretomba. Ho le allucinazioni o vedo gente senza corna? Quello ha pure la coda. Salvatemi! Aiuto! Mi vuoi mangiare? Guarda che sono cattiva. Sì, cattivissima. È solo pelle e ossa. Quina... dice che è cattiva. Mannaggia, me ne andasse bene una. Mo che ci penso? Quel Muguri di prima c'aveva un colore appetitoso. Io me mangio quello. No, no e no. Vum. Wow. Ecco fatto. Grazie, signore. Stai bene? Sì. Ti sei fatta male? Ti ho detto che sto bene. Non sono mica una mocciosetta come quello lì, vestito di blu. Guarda, bambina, che non sei mica tanto più grande di me. Primo, non sono una bambina. Secondo, io un nome ce l'ho. Eh sì, Eiko. Finalmente disponibile Eiko all'interno del gioco. Clan, umani con le corna, che non è esattamente così. Sesso, femmina, età 6 anni. 6 anni, ragazzi, cioè questa bambina ha 6 anni e le cose che dice e le cose che fa sembra una trentenne. Sembra una trentenne dalle cose che dice e le cose che fa. Intanto ha 6 anni. Mi chiamo Eiko, brutto maleducato. Devi dire prima il tuo nome, poi lo chiedi ad una signorina. Non mi interessa. Cosa?
Guarda Vivi come... perché giustamente è un uomo sposato Vivi, quindi ormai basta, è finita, non c'è niente per nessuno. Io sono Daga, lui è Vivi. E tu? Cioè guardatela, a sei anni, io, Gidan, che nome affascinante. E lei, signorina Eiko, ci dica, perché ha rubato? Perché avevo fame. Oh no, un'altra quina. A proposito, sta ancora ricorrendo quel povero Moguri? No. Si vede nell'angolo in alto a destra perché la risoluzione è troppo alta rispetto a una volta. Accidenti, quella cicciona mi mangia Mogu. Ma no, quina non mangerebbe mai un piccolo Moguri. Almeno credo. Eiko, dove abiti? Di là. Forse Mogu è già a casa. Ragazzi, accompagniamo a casa questa signorina, vi va? Certamente. Se è un desiderio di mia moglie... Eh? Siete sposati? Sì, ci siamo appena... Smettila! No, siamo solo amici. Che progressi! Mi ha già elevato alla categoria di amico. Che poi in realtà sarebbe... Mi ha declassato alla categoria di amico. Anch'io voglio essere tua amica. Affare fatto. Bene, ora accompagniamo a casa Eiko. E da questo momento, ovviamente, Eiko sostituisce Quina. Però, se vi ricordate quello che vi ho detto quando abbiamo livellato Marcus, guardate Eiko a livello 32 che statistiche ha. Praticamente ha 2037 HP, che sono tantissimi. Cioè guardate Vivi a livello 34, ne ha solo 1644, e Gidan a livello 34 ne ha solo 2200, mentre invece Eiko a livello 32 ne ha già 2037. E guardate gli MP, ne ha addirittura più di Vivi, ne ha 185. E inoltre, cosa ancora più strabiliante, i cristalli per le abilità, guardate quanti ne ha, 38, a differenza di Gidan che a livello 34 ne ha 36. Questo perché? Perché Marcus, con le statistiche di Marcus, Eiko è già diventata più forte di tutti. Infatti, se andiamo a vedere lo status di Eiko, guardate le sue stats. Velocità 24, forza 35, potere magico 41 e potere spirituale, spiritico 35. E Vivi, che è praticamente due livelli più alto, è allo stento al 43. E ha l'equipaggiamento più alto Vivi, perché Vivi ha l'equipaggiamento migliore, mentre invece Eiko ha l'equipaggiamento di base praticamente e già ha queste statistiche. Quindi, cioè, capite effettivamente di che cosa stiamo parlando, di come effettivamente Eiko sia effettivamente già rottissima adesso. Quindi immaginatevi quando la porteremo al 99 che cosa succederà. C'è Gidan al 34 a 38 di forza e lei già a 35 di base senza equipaggiamenti strani. Cioè un mostro, è letteralmente un mostro, è già un mostro. Allora, per quanto riguarda l'equipaggiamento, ovviamente Eiko deve imparare tutto, quindi non possiamo cambiare nulla per il momento, a parte forse il colbacco, che possiamo mettere magari qualcos'altro. Vediamo se c'è, ecco, c'è un megafono che secondo me, anche se levita, potrebbe essere comodo per la prossima boss fight, però credo che megafono sia il più utile, perché così non la possiamo silenziare. E poi in realtà qui io le devo dare necessariamente l'anello reflex. È vero che qui c'è Fenrir, che poi vabbè è scritto Fenrir, ma tecnicamente è l'evocazione di Fenrir questo. Cioè questa è l'evocazione di Fenrir, però gliela insegnerò poi io a parte. Quindi non è un problema, io preferisco che per il momento lei impari subito sempre reflex, perché mi serve che lei abbia sempre reflex attivo. Quindi andiamo ad attivarle le abilità, quindi sempre reflex, sempre rigene, che tra l'altro viene dato dal flauto, ha un flauto OP, poi megafono, vabbè, e siero che ci sta.
Quindi non è assolutamente un problema. E come potete vedere abbiamo praticamente il flauto che insegna sempre rigene, energia e raids. Quindi lei già ha degli incantesimi che sono praticamente più forti di quelli di Daga, o comunque quelli di Garnet di base. Quindi veramente un mostro. Ok, una volta fatto questo cominciamo l'esplorazione del sentiero di Conde Petit. Cominciamo subito ad andare da qua. Saliamo e prendiamo Panacea. E poi andiamo da qua. E iniziamo a guardare queste strane statue. Prendiamo la lastra blu. Poi scendiamo. Qui ovviamente ci saranno incontri casuali che ovviamente non mi serviranno a nulla perché non abbiamo Quina, quindi non possiamo imparare delle tecniche. E quindi siamo un po' così. Ma prima di tutto ciò... No, ho sbagliato. Un secondo, vediamo se ci riusciamo. Qui c'è una piccola cosa che non so se conoscete. Ovvero il fatto di poter catturare, esatto, uno scaraburi. Che questo mi servirà per dopo, ma non è il momento, non è il momento di farlo adesso. Detto ciò, prendiamo anche questo forziere. E qui prendiamo l'altra lastra. Ok, scendiamo. Ne basta uno di scaraburi, non dovete prenderne 200, ne basta uno. Ok. A questo punto passiamo. E guardate chi c'è. Il nostro Steelskin. Eccolo qua. Ti vendo un set di 3 oggetti. Talismano, tenda, etere per 666 gil. Il numero di Satana. Sì. Dammi tutto. Grazie. Con questi posso viaggiare ancora per un po'. E qui invece chi abbiamo? Suzuna. Consegniamo la lettera. Grazie per avermi portato la lettera di Moguno Shin. Ero in pensiero. Sai, ho sentito che ha abbandonato la vita di montagna e ora vive in un villaggio cupo. Caro Suzuna, è ormai un anno che abito qui a Conde Petit, cupo. La gente è gentile e si mangia benissimo, ma ancora non mi sono abituato a dire tralala, mi sbaglio sempre e dico tralla cupo. Ciao, da Moguno Shin. Deve essere difficile vivere in un villaggio dove la gente ti giudica da come saluti, cupo. Ti do questo per ringraziarti della consegna. Semi di cupo. Quindi già sapete benissimo che cosa vuol dire avere i semi di cupo. Solo che per il momento non possiamo tornare, quindi ce li teniamo. Ok, niente lettere e possiamo andare. Quindi saliamo. C'è un sentiero là a destra, ma per il momento non c'è bisogno. Ci andiamo dopo, non vi preoccupate. E quello? Esatto, ragazzi, lì abbiamo la presentazione di uno degli luoghi che a me da piccolo mi hanno fatto quasi quittare il gioco. Perché sono arrivato underlivellato in questa zona. E soprattutto non avevo le abilità passive di isotermia. Isotermia nell'albero di Ifa è quasi fondamentale. È quasi fondamentale. Però... se fate i miei stessi accorgimenti, che sono cose che ovviamente si scoprono poi col tempo, non sono cose che si scoprono subito, ma sono cose che si scoprono col tempo, anche io ho sempre chiamato albero di Lifa. Sì, è stato un altro dei miei peccati che ho scoperto successivamente chiamarsi albero di Ifa e non albero di Lifa, perché appunto la lettera che sta davanti non è una L minuscola, ma è appunto una I maiuscola. E io non ci ho mai fatto caso perché pensavo appunto che loro la pronunciassero con la L piccola, con la L minuscola, quindi era albero di Lifa. Però se poi uno ci pensa, essendo un nome proprio, quella è una I, non è una L, quindi è albero di Ifa. E quindi là mi è crollato un mondo, fondamentalmente. Sarà la Terra Santa? Sì, sì, Gidan, quella è la Terra Santa. E qui, signori, adesso ci piantiamo, perché qui adesso noi ci piantiamo. Sappiate che noi qua adesso ci piazzeremo per un bel po' di tempo. Sappiatelo.
Ovviamente Garnet con Perfora Reflex adesso mi può curare, quindi la possiamo gestire meglio. Allora, slow. Qua utilizziamo, anzi, tenda. Allora, la prima parte del combattimento la facciamo normale. Poi dopo, appena devo iniziare a rubare, acceleriamo ovviamente. Perfetto. Mutato. Ok, Mithril forchetta va bene. Ora, se io vi faccio vedere... Ora vi faccio vedere quel dialogo di cui vi ho parlato poco fa. Ovvero, se noi facciamo evocare ad Eiko, paraparam, ecco qua. Ira sismica. ...1376 danni. Eiko, era uno spirito dell'invocazione? Non sapevo anche tu fossi una sciamana. Vedete? Garnet parte col dialogo dove appunto ammira il fatto che Eiko appunto faccia anche lei le evocazioni. Non a questo prezzo. Oh! Rubato! Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, non ci credo. Mamma mia. Sto facendo l'ultimo ruba così, giusto per... giusto per consolarci e basta. Non possiede niente. Allora, tu fai una simila. Tu fai difesa. Ora, tu fai reflex ad Eiko. Magia nera. No, questa è magia bianca bis. Magia nera bis. E ora beccati questa. Spam 3584 e... altri 3584. Non sei morto? Attacchiamo con Gidan. Vediamo se adesso lo shottiamo. Ok. Era praticamente morto. Infatti ero convinto di shottarlo con Vivi. Gli saranno rimasti pochissimi HP. Ah. Mi ha dato anche la carta di Antoleon, incredibile. Quel brutto mostro ogni tanto spunta fuori. Io, quando lo vedo, scappo. Te la cavi, però. Beh, effettivamente... Senti, ma come fai ad invocare gli spiriti? Anche tu lo sai fare, no? Sì, ma... mica lo sanno fare tutti. Beh, qui da noi è normale. Io, mio nonno, tutti quanti lo facciamo. Ma come? Guarda che casa mia non è di là. Di là si va verso... Si va all'albero di Ifa. Casa mia è di qua. Stavo solo guardando. L'albero di Ifa? Non è la Terra Santa? Eh?
I nani la chiamano Terra Santa, ma noi lo chiamiamo Albero di Ifa. Albero di Ifa? Dai, andiamo! Ok. Allora, prendiamo un'altra lastra qui. La lastra gialla. Dopodiché andiamo da questo lato. Prendiamo la lastra verde. Qui prendiamo il tesoro, un etere, che schifo non fa. E adesso però dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare indietro dove c'era il Moguri, se vi ricordate bene. Perché lì c'era un'altra stradina. Tururu. Tu, tu, tu. Eccoci qua. Visto che ce l'abbiamo fatta, io direi che il salvataggino qui è d'obbligo. Abbiamo preso quasi un'ora, abbiamo perso per prendere sto cazzo di flauto. Che poi, perché abbiamo preso questo flauto? Perché guardate cosa insegna. Esna, che è fondamentale. Haste e rigene. Cioè, insegna comunque delle tecniche della Madonna, tra l'altro. Però, si poteva prendere questo flauto anche un po' più in là. Però, era meglio prenderlo subito. Fa sempre comodo prenderlo subito. Allora, qui per fora reflex per ora me lo tengo ancora. E metto isotermia, che è importantissima. Iniziamo già... Iniziamo a mettere già... Vabbè, con Gidan forse dopo un altro punticino lo prendiamo. Tu... Vabbè, tu, ok. Perfetto. Ok, ci siamo. Ecco, vedete? Qui praticamente che cosa bisogna fare? Bisogna inserire tutte le lastre. Quindi messa la lastra rossa, blu, gialla e verde. Per ottenere... Pietra lunare. Se vi ricordate bene, io a inizio gioco vi dissi una cosa in particolare. Ovvero che di pietre lunari in tutto il gioco se ne potranno trovare due. E noi le abbiamo tutte e due. La prima, che ci è stata data da Bran quando abbiamo soddisfatto al 100% tutti i nobili presenti all'inizio del gioco. E la seconda si trova qua. Ora possiamo andare. La pietra lunare sarà importantissima per completare la quest degli animali amichevoli. Ops. Ah sì, giusto, devo andare di qua. Sarà importantissima per gli animali amichevoli, perché sarà l'ultima gemma che praticamente ci richiederanno per sbloccare gli attacchi fisici su Ozma. E dato che noi ne abbiamo soltanto due, una la possiamo cedere e l'altra invece ci rimane in inventario, perché come completisti e perfezionisti avremo comunque l'oggetto nell'inventario. E quindi non lo perderemo definitivamente. Oh, finalmente siamo qui. Ora, tecnicamente qua dovrebbe esserci... Ovviamente no. Dovrebbe esserci una creatura amichevole, in realtà. Già lo so. Ok,
Facciamoci quest'ultima parte, così poi dopodiché io posso girovagare là in giro, posso apprendere le tecniche, posso fare tutto e siamo a posto. Questo è il mio villaggio, si chiama Madensari. Madensari. Questo? Ma è un cumulo di macerie. Garnet. Daga. Che sarà successo? Rovina dappertutto. Il villaggio degli sciamani. Cupo, 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 cupo! Mocha, moco, cimomo! Cupo, cupo! E Mogu? Dov'è? Non ditemi che quella cicciona... Oh, oh. Mogu! Eccolo! Cupo, cupo, papò! No, non sono arrabbiata. Hai capito? Non devi più allontanarti da me. Cupo! Va bene. Seguimi, Gidan. Col cuoricino. Capito? Fidati, Cupo. Mogu, tu vieni con me. Cupo! Infilati nel tuo posticino segreto. Oddio. Ricordati che ha 6 anni, ricordati che ha 6 anni, ricordati che ha 6 anni, ricordati che ha 6 anni. Quel piccolo Moguri è entrato nel tuo vestito? Certo, Mogu deve stare sempre con me. Cupo! Gidan, vieni, siediti qui. Va bene. Sai che sei carino? E io ti piaccio? Ma sei carina. Veramente? Perché non mi racconti degli spiriti dell'invocazione? E Garnet nel frattempo che si siede lì? Che tipo sei? Quanti anni hai? Dove stai andando? Che ne sai del mondo? Ma piuttosto... Che ti piace mangiare? Quale Moguri ti piace? Il tuo spirito preferito? E la tua ragazza tipo? Cioè, lei ha 6 anni comunque. È la prima volta che incontro un ragazzo così. Daga? Che ti prende? È da un po' che stai lì in silenzio. Niente. Oddio. Ti senti male? No. No, non hai la febbre. Non dirmi che sei gelosa. Perché dovrei? Sicuri che voi due siete solo amici? Non mi sembra. Effettivamente non siamo solo amici. Ma allora? Che cosa c'è fra di voi? Siamo compagni di viaggio. Compagni di viaggio? Sì. Anche Vivi lo è. A proposito, dove è finito? Allora siete come me e Mogu. Più o meno. Tutto in ordine, Cupo. Grazie, vengo subito. Senti, Gidan, io vado a cucinare. Non puoi partire senza aver assaggiato la mia cucina. Io accetterei l'invito. Le devo ancora chiedere un po' di cose. Eh già. Non vi allontanate. Quando è pronto vi mando a chiamare. Ok. Essere o non essere. Questo è il dilemma. Madonna, Vivi è entrato in una fase dove adesso praticamente diventa un cervellone. Il numero 288 ha detto che sapeva cos'è la morte. Ma morire e fermarsi saranno la stessa cosa? Veramente io non ho capito cosa significano morire e vivere. E neanche da dove veniamo e dove andiamo. Vivere vorrà dire tornare lì dove siamo nati? Ma dove? Cioè, giustamente sono i grandi enigmi della vita, quindi... Cioè, se non li sa Vivi, come dovremmo saperli? Cioè, non li sappiamo noi... E giustamente non può saperli Vivi, quindi cioè, è normale che se ti fai queste domande entri in un loop di pensieri che ti portano anche a roba più brutta. Tremo tutto. Perché mi sento così strano? Perché stai pensando. Allora, incominciamo. Sono un po' stanca. Sì, ok. Allora, sì, ma io vorrei... Ecco. Perfetto. La risposta è 42. Allora, prendiamo qui Libra, un'altra delle Stellazio. Il forziere là dietro, poi qui non c'era nulla e noi andiamo da questo lato.
evento intemporale o spiriti spiritelli, che poi vabbè è completamente sbagliata questa traduzione. Un villaggio di sciamani. Una volta ho letto che gli sciamani hanno il potere di invocare gli spiriti. Gli spiriti. Quando mi hanno detto che anch'io possedevo questo potere, non ne sono stata tanto felice. Mia madre invece ne è stata lieta al punto di impossessarsene e di usarlo per fini bellicosi. Se Kuce sta ingannando mia madre per impossessarsi di questo potere, io glielo cedo volentieri. Quando me l'hanno preso, però, ho sentito che stavano portandomi via qualcosa di molto importante. Ma chissà perché ci ripenso proprio qui e ora. Saranno la brezza e il triste paesaggio attorno a me a rievocarmi tutto ciò? No, Garnet, sei semplicemente tornata da dove sei venuta. Nessun problema. Divieto d'accesso. Divieto? E cosa ci fa quella lassù? Cupo? Quina che è incredibilmente arrivata lì. Gidan, non c'è sta niente de buono, solo pietre, rocce e sabbia. Guarda, io me magno di tutto, ma sta roba mi rimane indigesta. Madonna. Almeno l'acqua sembra pulita. Eccala. È matta. La cicciona può stare dov'è? C'è solo d'impiccio. Non dire così, Gidan, che è la più forte del party. Non ti permettere di dire una cosa del genere. È proprio in rovina questo villaggio. Sarà in queste condizioni da almeno una decina d'anni. Mette tristezza. Ma meglio non pensarci. Chissà che ci preparerà di buono Eiko. Esatto, evento in tempo reale obbligatorio. Cucino con il cuore. In rosso, tra l'altro. In rosso. Bravi, avete pulito proprio per benino. Farò una bella figura con Gidan. Non mi resisterà. Ma secondo me Gidan e Daga sono cotti l'uno dell'altra. Solo che Daga non vuole ammetterlo. Perciò, che male c'è se io invece mi dichiaro? Dopo questo delizioso pranzetto, Gidan si vorrà fidanzare con me. E vi ricordo che ha 6 anni. Cioè, vi ricordo che ha 6 anni. Allora devi darti da fare. Ma quello che cucini tu è quasi sempre un disastro, Cupo. È come se non bastasse, oggi abbiamo anche poche provviste. Lo so, ma stavolta non devo combinare pasticci, perciò dovete aiutarmi. Uff. Cupu. Io sono... Traditori! Prepareremo il mio piatto forte, patate afrodisiache. Mmm, bello. Squisito, Cupo. Beh, non sembra molto invitante... Sì, ma l'altra volta erano così dure che sembravano pietre. Solo le patate? Forse hai ragione, è meglio cucinare anche qualcos'altro. Che ne dici di un piatto a base di pesce, Cupo? Metti il pesce sulla griglia quando è ancora vivo ed è fatto. È buono, Cupo. Eccolo. Anche questo non sembra un granché. Già mi lecco i baffi. Ok, ho deciso il menù. Grigliate di pesce cupido e patate afrodisiache. Allora, ecco. Questa praticamente è una sorta di scelta che si può fare, che non cambia tantissimo l'evento, perché alla fine cambia qualche dialogo. Se volessi fare un paragone, probabilmente questo stesso evento si può paragonare a quando in Final Fantasy VIII bisogna scegliere chi deve suonare quale strumento, no? Se vi ricordate bene, praticamente c'è la scena dove organizzano il festival del Garden di Balamb, dove praticamente si devono scegliere i vari personaggi, tra cui Istis, Zell, Selfie e Irvine, che devono scegliere appunto lo strumento da suonare per la festa, in modo tale che poi la conversazione tra Squall e Rinoa vada in una certa direzione. Può andare verso, ovviamente, la direzione buona, verso la direzione cattiva e poi verso la direzione dove non si capisce un cazzo, che è praticamente un altro tipo di versione. Qua, bene o male, è una cosa simile. Cambia qualche dialogo, però fondamentalmente non cambia in via eccezionale la sostanza, quindi è soltanto qualche dialogo. Se volete avere i dialoghi migliori o comunque quelli più positivi nei confronti comunque in generale tra Eiko e Gidan e anche tutto quanto il gruppo, dovete fare queste scelte. Al pesce ci pensa Morfello. Morfello, Marsh. Cupo. Alle patate ci pensa Mocha.
Mocha, Marsh, Kubo. E Cimomo invece aiuterà Eigo. Kubo. Sì, all'opera. Che tra l'altro le posizioni dei Moguri già vi aiutavano in teoria a capire chi fa cosa, no? Perché il Moguri sotto si occupa del pesce, il Moguri lì a sinistra si occupa delle patate, mentre invece il più piccolino, che ovviamente non ha forza e non, e non può fare chissà che cosa, aiuta in cucina Eigo. Mi manchi tanto, sì. Fa che la cena sia buona. Niente, il Moguri vibra in maniera allucinante. Ok. Detto questo, possiamo andare a parlare con Vivi. Vivi, che stai facendo? Sto pensando. Guarda che non fa bene pensare troppo. Lo so, ma... voglio stare qui a pensare ancora un po'. Se invece proviamo ad entrare, non puoi ancora entrare, Kupo. Ancora un po' di pazienza. Eiko ha detto che è quasi pronto, Kupo. Nel frattempo, se vuoi vedere il muro dell'invocazione, ti ci porto io, Kupo. Vedete? È praticamente da dove prima non potevamo entrare, che avevamo l'ingresso vietato, adesso invece possiamo andare. Se proviamo a rientrare... ecco, qui parte nel frattempo l'altro evento. Viva la pa. Per quante persone dobbiamo cucinare? Allora, io, Gidan, il bimbo nero... e certo, devo cucinare anche per Daga. Poi per Mogu, Moko, Mocha, Cimomo, Morfello e Molisun. Metti nel pentolone l'acqua per tutti. Io intanto preparo il resto. Kupo! Oh! Quante persone siamo a tavola? Allora, questa è una scelta che ovviamente non è obbligatoria e si può anche sbagliare, ovviamente. Anche perché... Eiko, quando fa il conto delle persone, si dimentica di Mogu. Quindi, praticamente, ne conta uno in meno. Che cosa bisogna fare? Bisogna, in teoria, mettere 11. Perché le persone che ci sono, effettivamente, all'interno del villaggio sono 11. Come quelle che siamo oggi in live noi, praticamente. Però, si può mettere anche di più. Quindi, tecnicamente, se noi mettiamo anche 12 o 13, va bene lo stesso. L'importante è che sia il numero da 11 in più. Potremmo anche mettere, ovviamente, fino a 15 massimo, che tecnicamente non si sbaglierebbe. Però, per fare una cosa precisa, appuntino, facciamo 11. Siamo 11 persone, Kupo. Metto l'acqua sul fuoco. Viva la pa, che eco è il cupo popo lavoro. Cosa faccio con gli scarabugli selvatici di Conte Petit? Non li buttiamo in pentola, vanno lasciati stare. Perché gli scarabugli avranno un altro scopo e non finire nel piatto. Fatto? Vediamo. E viva la pa. Ambarapacci ciccocco, spremuta di amore a Gidan Lado. Oddio. Codo di rospo, zampa di scarabeo nel piatto di Daga e Marameo. Ha boccato, Kupo. Ehi, è pesante, Kupo. Ecco, qui lo aiutiamo. Cimomo, mescola bene, altrimenti si attacca. È veramente grosso. Al 3 tiriamo su insieme. 1, 2 e 3. Ale. Perfetto. Ok, torniamo indietro. E se proviamo ad entrare, eccolo, Mogu, che ovviamente non ci fa passare. Quindi questa è una piccola robetta. Ok, andiamo avanti. Qui fanno il cambio della guardia. Io e Moko ci diamo il cambio alla guardia, il cambio alla guardia del muro. Si può visitare solo con il permesso di Eiko. Non vuole che ci siano troppi visitatori. Noi adoriamo Eiko, perciò eseguiamo i suoi ordini, Kupo. È così speciale questo posto? Eiko segue la tradizione degli sciamani, proteggendo il muro dell'invocazione. Il clan degli sciamani. Vado a chiamare Daga, anche lei sa usare la magia invocativa. Va bene. Ok, quindi torniamo indietro. E andiamo a chiamare la nostra principessa. Eccola qua. Daga, vieni con me. Ci mostrano una cosa che ha a che fare con la magia dell'invocazione. Che cosa? Lo chiamano il muro dell'invocazione. Ok, e quindi possiamo andare.
Oh, qui nel frattempo è apparso Moco. Il muro dell'invocazione ha sempre protetto Eiko e il suo clan, e noi Muguri proteggiamo Eiko e il muro dell'invocazione. Occhio a quello che fai. Ma dove sono tutti gli altri abitanti del villaggio? Non me la sento di parlarne. E ovviamente piange, perché giustamente. Entrate pure. Questo è il famoso muro dell'invocazione. Tanto tempo fa, gli sciamani svolsero ricerche sul potere invocativo e disegnarono su questo muro gli spiriti scoperti. Ma esistono ancora tutti questi spiriti? Kupo. Si può dire che questa sia la terra santa del clan degli sciamani, Kupo. Eiko viene a pregare tutti i giorni gli antenati e brucia l'incenso sulle loro tombe, Kupo. Chi è questo? È quello Atomos. E questo è Bahamut. Che c'è, Daga? Il mio potere lo riavrai, vedrai. Io vorrei stare qua ancora un po'. Va bene. E quindi ce ne possiamo andare. Gli sciamani venerano la natura e gli spiriti che proteggono Gaia, il pianeta su cui viviamo. Dalle ricerche sugli spiriti emerse che la natura e Gaia vivono in totale sintonia. Gli sciamani si insediarono in questa terra circa 500 anni fa, ma ora... E ora purtroppo... Patate. Viva la pappa 2! E qui adesso c'è l'aiuto della maestra. Che esca è? Chi è questa cicciona col linguone di fuori? Tutta pallida e con i capelli bianchi... Sarai mica Kuja, quello di cui parlava Gidan. Ma che? Kuja è un uomo. Io che c'entro con lui? Vedete, anche qua un altro riferimento sul fatto che Quina è una donna. Io so Quina. Ah, ho capito. Quella che inseguiva Mogu sul sentiero di Conte Petit. Io sono Eiko. Piacere. Mogu, rimani lì finché c'è questa cicciona in giro, capito? Kupo! Che profumino! Minchia, la scavalcata! Non toccare niente. La fiamma è troppo bassa. Sei brava a cucinare? E me lo chiedi? In quanto a magna sono una delle meglio. Forse ne devo approfittare. Esatto, le chiedo di assaggiare. Io lo so quante persone ci stanno in questo villaggio. Io, Gidan e i suoi amici, i Muguri. Quindi 11 in tutto. Vedete? Quindi se noi mettiamo 11 come cifra, ovviamente, per cucinare, è giusto. Però... Ne stai a fa' abbastanza, brava. E il problema è che con sta fiamma si può cucinare al massimo per 9 persone. Comunque, avevi sbagliato pure le porzioni. Ah sì? Ti insegno una regola fondamentale da buona cucina. Regola numero 1, prepara sempre in abbondanza. Potrebbero arrivare ospiti affamati all'ultimo minuto. E tu lo sai come si dice, dai da magnà all'affamati. Mai preparare roba risicata. Senta a me che sono esperta. E dove stanno le patate? È andato a raccogliere le mocia. Bisogna pure aumentare la fiamma. Mi è venuta un'idea formidabile. Chiamiamo il mago nero. Con una bella fiamma magica risolviamo il problema. Ok, e quindi qua si sta continuando a cucinare. Ok, a questo punto direi che... Ok, adesso ci siamo. Che profumino! Vedete che il pesce è venuto buono e non è venuto né abbruciato, né arrostito, né abbrustolito, eccetera, eccetera. Perché abbiamo scelto appunto le persone giuste. Cupopopo! Ah, Gidan, sei arrivato. Entra. Hai preparato per un esercito. Veramente mi ha aiutato anche la cicciona. Non ci posso credere, ti ha aiutato senza mangiarsi tutto? E anche i vivi? Allora, all'attacco! E tutti che mangiano a tavola, dai che bellini! Com'è? Slurp, slurp, potresti aprire una bella taverna! Anche il pesce è cotto a puntino, bravissima! Senti, Eiko, dove sono gli altri sciamani? Non ho visto nessun altro qui intorno, non dirmi che sono morti! Purtroppo sì, si sono addormentati tutti. Sono l'unica superstite del clan. Da quando il nonno è morto l'anno scorso, vivo da sola con i Muguri. Povera piccina. Ma non sono triste, mi diverto un sacco con i Muguri.
4 anni prima che io nascessi, quindi 10 anni fa, ci fu un cataclisma nel villaggio e fu dura anche per i pochi sopravvissuti. Fu un momentaccio, ma papà e mamma si amavano molto e mi diedero la luce. Morirono quando io ero ancora in fasce. Non ricordo neppure i loro visi. Che storia triste. Non credi che io somigli alla bella addormentata del villaggio? Eh? Finora sono rimasta qui ad aspettare te, Gidan, mio principe a cavallo della cometa. Questa è una battuta di cometa mia, di Eiborn. Come fai a conoscerla? Come fa Eiko a conoscerla vivendo in questo posto sperduto? Effettivamente, cioè... Grazie, Eiko. Era buonissimo. Sono pieno da scoppiare. Ti è piaciuto veramente? Se vuoi, cucinerò le patate per te per tutta la vita. Cioè, guardate Eiko a 6 anni. Cioè, veramente, è incredibile. Eiko a 6 anni che già pensa praticamente ad accasarsi con Gidan. E sta cosa è fuori di testa, totalmente fuori di testa. E guardate come fa col piedino, tutta tenera. Io, se vuoi, posso cucinare per tutta la vita. Cioè, dichiarazione d'amore del genere non se ne vedono più. Ne parleremo dopo. Ora piuttosto dimmi... Parlarne dopo? Sei un opportunista, è maleducato per giunta. Proprio incazzata come un mostro. Ecco. Per farti perdonare dovrei sparecchiare la tavola. Su, portami i piatti in cucina. Ma prima... Un po' di roba da sgraffignare. E parliamo con Garnet. Ci sono dei vecchi libri. Non si legge quasi il titolo. Questo mi sembra Cometa mia di Eiborn. Incredibile, la prima edizione. Ce n'è un'altra copia soltanto nella biblioteca del castello. Questo libro ha più di 500 anni. Come mai si trova qui? Io a 6 anni invece non sapevo neanche allacciarmi le scarpe. Quindi figurate. Ok. Prendiamo i piatti. E portiamoli di là. Non è solo Daga ad essere cotta, anche lui sembra innamorato. Ma la loro storia non va molto avanti, per fortuna. Allora, vediamo se qua già possiamo andarci, perché in realtà... No, prima devo consegnare i piatti. Ecco i piatti, allora? Mi perdoni? No. Grazie, poggiali lì. Sai qualcosa sull'albero di Ifa? Perché? Che succede lì? Niente, ma ci vorremmo andare. Ma lì non si può entrare, c'è uno spirito sigillato. Come fai a saperlo? L'hai sigillato tu? Ma figurati. Ma un giorno avrò il potere per farlo. Prima che io nascessi, uno spirito invocato per errore fu posto a sigillo di Ifa, affinché potesse servire a tutti di lezione. Anche gli sciamani sbagliano? Allora, per prima cosa, importantissimo, il secondo caffè. Il caffè Kiliman. Se vi ricordate bene, noi abbiamo in sospeso anche la quest del caffè. Del vecchio saggio, no, cioè del vecchio saggio, oddio. Cioè del vecchio sulla torre di aviazione vicino al villaggio di Dali. Quindi importantissimo prendere il caffè. Questa non fa che parlare, spaventa i pesci, cupò. Ah, Gidan, ho fatto una scoperta sensazionale. Il mare sarà lo stesso, ma i pesci del continente della nebbia sono diversi. Ma va... Senti, Eiko, non è che mi aiuteresti a sciogliere il sigillo? Anche se volessi, non posso... Non voglio farti fare cose che non puoi, ma mi saresti di grande aiuto. Ho detto che non posso... Niente. Niente, non insistiamo. Mi sembra che non ci sia niente sulla magia invocativa. Oh. Perché non ti riposi prima di rimetterti in viaggio, Cupo? Va bene. Abbiamo preso tutto, quindi possiamo riposare. Tanto ormai abbiamo finito per stasera. Così il tempo che usciamo dal villaggio, salvo. E poi posso livellare e posso insegnare tutte le abilità ad Eiko, perché mi devo mettere a insegnare le abilità ad Eiko. E nel frattempo vedere se riesco a trovare le creature buone. Così le registro e poi le inserisco quando monto la live per fare il montaggio da caricare su YouTube. Vivi. Che c'è, Vivi? Guarda che se non dormi, domani non ce la farai. Lo so che non fa bene pensare troppo, ma non ci riesco. Ti capisco. A volte capita anche a me.
Ma non ti preoccupare, vedrai che passerà. Speriamo, non mi piace avere troppi pensieri. Mi fanno girare la testa e ho paura. Vivi. Ricorda, qualsiasi siano il nostro passato, i nostri problemi, le nostre speranze, ciò che possiamo fare è solo scegliere fra agire e non agire. I problemi sono infiniti, ma sono solo due le possibili soluzioni. Per questo è tutto così complicato. Per la disagezza. In ogni caso, non vale la pena pensarci troppo. Ricordati che si può soltanto scegliere fra agire e non agire. Non è facile, ma devi farlo anche tu, quando sarai pronto. Cidan, non ti preoccupare, ti aiuterò io. O almeno ci proverò, te lo prometto. Ho sentito tutto. Lo sapevo che Cidan è un tipo premuroso. Ha ragione lui. Possiamo solo scegliere fra agire e non agire. Non ha senso pensare troppo. Perciò ho deciso che lo aiuterò. Sai come fare a star su di morale? Devi fare un giuramento e dire la formula dell'eterna amicizia. Vieni qui e ripetila con me. Se stiamo vicini, sotto questo cielo stellato, avrà ancora più efficacia. Dopo il giorno viene la sera. Dopo l'inverno la primavera. E la vita in fondo, è un allegro giro tondo. Oddio, vivo, si è teletrasportato. Non ha fatto l'animazione del salto. Cidan, voglio tornarci qui. Quando ho visto il muro dell'invocazione per la prima volta ne ho avuto paura. Ma quando mi sono avvicinato a quei disegni ho provato una strana sensazione di serenità. Vorrei guardarlo con più calma. Ci verremo dopo essere stati dall'albero di Ifa, va bene? Sì, grazie. Qui una pesca ancora? Non possiamo lasciarla qui. Vado a chiamarla e torno. Non dire bugie, sei preoccupato per Eiko. Eiko ha solo 6 anni, è una bambina forte, ma sono sicuro che ha anche molti momenti tristi. Oggi non l'ho vista per niente. Neanch'io. Kupo. Eiko. Cioè, proprio Garnet è gelosa di una bambina di 6 anni, tra l'altro, Se non vengo io ad invocare lo spirito, come fate a sciogliere il sigillo dell'albero di Ifa? Allora ci accompagni? Vuoi che venga? Certo che voglio. Se me lo chiedi tu. Che avete da guardare voi due? L'albero di Ifa è oltre il sentiero di Conde Petit. Si parte! Madonna mia. Cidan, sei sempre fin troppo carino con le donne. Guarda che hai capito male. No, io ho capito benissimo. Mamma mia, incazzata come un mostro. La signorina mi sembra un po' arrabbiata. Allora non era solo una mia impressione. Se c'è bisogno, chiamatemi. E ti raccomando, Eiko Kupo. Ci penso io, tranquillo. Vivi, sei riuscito a rispondere ai tuoi quesiti? No. Ma vengo lo stesso con voi. Perfetto. Ok. E ovviamente adesso il mio party per questo momento sarà questo. Quindi non avrò modo di fare altro, purtroppo. Ma prima di staccare c'è una cosa che voglio farvi vedere. Niente, non era l'incontro che volevo, peccato. Sarebbe stato bello. Diciamo che l'unica cosa brutta in realtà è che Quina ha le pantofole. E quindi per insegnare sempre Haste ad Eiko dovrò aspettare, purtroppo. Avrei dovuto togliere le pantofole. Avrei dovuto togliere le pantofole a Quina, però. Vabbè, non è un problema. Ciao Leia, tanto stiamo staccando, quindi. Buonanotte. Allora, dobbiamo tornare un attimo a Conde Petit. Perché se vi ricordate bene, noi abbiamo preso lo Scaraburi. Abbiamo catturato lo Scaraburi, ma lo Scaraburi, a differenza di quello che si possa pensare, non serve né da mettere nel piatto di Eiko per mangiarselo e non serve neanche per darlo a Quina per sfamarla, perché magari uno può pensare ho raccolto lo Scaraburi, lo do da mangiare a Quina. No. Bisogna semplicemente tornare indietro
è darlo, dare lo scarabureo, anche perché come potete vedere adesso non si possono catturare praticamente, cioè nel senso, oddio, si potrebbero prendere in realtà, ma ne basta uno, cioè non serve averne più di uno, basta che ne avete già preso uno e via. Si torna a Conde Petit, perché bisogna tornare a Conde Petit, e bisogna parlare esattamente con questo tizio, che adesso vi farò vedere. No, aspetta, andiamoci da questo lato. No, vabbè, sì, ci posso andare anche da qua, perché tanto è all'inizio del villaggio, quindi va bene. Allora, andiamo di qua. E parliamo con... Da questo lato c'è questo ragazzo. A Conte Petit ci sono tante cose buone da mangiare. A te cosa piace? Stufato di scaraburi selvatico. Ah sì, quelli sono buoni, però si trovano solo fra le radici. E poi, ah, gli scaraburi selvatici. Dammi gli scaraburi. Tieni. Dammeli, dai, così ti preparo lo stufato. Ottenuto carta scaraburi. Niente, serviva semplicemente a questo. E la carta scaraburi effettivamente è una carta abbastanza rara. Non dico rarissima, perché comunque si potrebbe in un qualche modo ottenere in realtà, però questo è un modo semplice di poterla ottenere praticamente, di poterla ottenere praticamente subito. Sono pieno di carte, io un paio le dovrei cancellare effettivamente, ecco, tipo queste che sono completamente useless. E come potete vedere abbiamo la carta scaraburi, che tra l'altro non è neanche male. 1P10 non è affatto neanche male come stats, mi è andata abbastanza di culo in realtà, però ok, ci sta. Va bene, una volta fatto questo possiamo andare, cioè possiamo tornare in realtà dove eravamo prima, per poi la prossima volta addentrarci all'albero di Ifa. Quindi io ovviamente ne approfitterò adesso per cercare sia le creature amichevoli che mi mancano, che sono lo Yeti e la ninfa. Non so se l'ho già incontrata, ma credo di no, quindi dovrò incontrare tutti e due. Ok, abbiamo preso un altro scaraburi, così ce l'abbiamo. E basta. Poi dopodiché faccio le clip e le metto e le inserirò poi nel montaggio che faccio della live, e le metterò nella zona giusta, ecco, farò i tagli e metterò appunto gli incontri con le altre creature dove è giusto che sia. Allora, salviamo. Perché così adesso posso salvare finalmente. Ok. Ok, così qua adesso io posso mettermi a livellare le abilità di Eiko. Le insegno tutte le abilità. E nel frattempo spero di incontrare anche le creature che mi servono da incontrare. Quindi, ragazzi, io vi do la buonanotte. E niente, ci becchiamo alla prossima. Addio.